Una buona serata a tutti, cari amici. E arriva, diciamo, un po' un cambio di programma perché avevo in porto di fare il video sul tennis domani mattina, comprendendo anche Acapulco e la nottata di Acapulco e la giornata di oggi di Dubai. Però, siccome stasera ovviamente ci sarà anche la Champions League, ho deciso di portare oggi il commento dell'ATP di Dubai, per poi domani mattina trattare invece della Champions, di questi 2 giorni di Champions, con un'analisi attenta, in particolar modo sull'Atalanta, e con un occhio sulla Lazio e sulle altre due partite. E domani pomeriggio invece, ecco, porteremo il video su Sinner Karatsev e su Musetti Tiafoe, oltre che Fognini Norri, insomma, le tre partite degli italiani, e poi insomma vedremo anche che cosa commentare. Ci dovrebbe essere il Super G delle finali di Lenzerheide. Intanto oggi è arrivata una bella notizia perché è arrivata la premiazione della prima delle due coppe del mondo di specialità al femminile, ovviamente quella che era già conquistata di Marta Bassini, e poi stamattina, con la cancellazione della discesa maschile e della discesa femminile, è arrivata l'ufficialità della coppa di specialità assegnata a Sofia Goggia, che se la merita veramente questa coppa di specialità, perché a prescindere poi dall'infortunio, era stato evidentemente il più forte, la più forte di tutti. Ed era assolutamente in discesa la numero uno per distacco, che probabilmente avrebbe vinto i mondiali senza quel maledetto infortunio. Comunque, a parte questo, insomma, più meritata di questa non saprei veramente che dire. Comunque, a parte appunto questo bel traguardo ottenuto da Sofia Goggia, che era pronta a correre, veramente meravigliosa, la bergamasca. E passiamo, non a un bergamasco, ma a un alto atesino. Un alto atesino che oggi supera un esame veramente difficile, veramente tosto. Non mi aspettavo, lo dico sinceramente, che oggi Jannik Sinner riuscisse a vincere contro questo Roberto Bautista Agut. Roberto Bautista Agut ritrovato in particolar modo nelle ultime uscite, è un Sinner che poteva ed ha affrontato delle difficoltà, perché comunque Bautista, seppur magari non abbia dei ritmi incessanti, tiene sempre quel ritmo costante e non scende quasi mai. È sceso nel momento decisivo, cioè è sceso nell'ultimo game con quei regali non da Bautista che poi hanno consegnato la partita a Sinner. Fatto sta, veramente una vittoria notevole e inaspettata. Inaspettata perché Sinner questo tipo di avversari lo soffre per il tipo di gioco che ha. Un tipo di gioco che chiaramente è estremamente rischioso, estremamente ad alto coefficiente di rischio, e contro giocatori estremamente regolari rischi di pagarlo questo gioco. Invece Sinner ha giocato un primo set che ha rasentato alla perfezione, che è stato il set livello più alto della stagione di Jannik Sinner, che poi nel secondo set è calato, eh. È calato, non tanto è calato, soprattutto diciamo che è andato incontro ad un piccolo passaggio a vuoto, non particolarmente evidente, in un errore in cui ha fatto 2 o 3 errori di troppo, soprattutto un dritto in uscita dal servizio, e lì un giocatore come Bautista non si fa pregare. È rimasto lì, come al solito, sempre
concentrato, sempre dentro la partita, sempre attento a sfruttare il primo piccolo calo dell'avversario per poi azzannare il secondo set. E poi il terzo è stato davvero bravo Jannik, perché è andato avanti di un break e poi si è fatto rimontare, soprattutto nel primo game si stava veramente allungando tanto quel game ed è riuscito a portarlo a casa, un game fondamentale. E poi non era semplice reagire anche ad un break fatto e poi subito dopo risubito. E su 5 pari è nuovamente alzato il livello. Ecco, la cosa più positiva penso in generale degli Jannik Sinner, poi appunto analizzeremo anche quali sono le cose un po' che andranno migliorate. Ecco, la principale caratteristica di Jannik è proprio il fatto di sapere alzare il livello quando conta. Oggi ha ottenuto anche dei punti importanti con il servizio, ha annullato delle palle break, ha affrontato con maggiore serenità momenti focali, momenti più difficili, ecco, della partita, ed è stato veramente bravo, davvero bravo, perché è riuscito proprio ad attingere dalle sue armi gli ingredienti giusti per venire a capo di momenti difficili appunto della partita. Quindi davvero davvero bravo. Perché oggi, rispetto alla partita con Bublik, che non mi era particolarmente piaciuta, io l'ho considerata anche non così tanto indicativa, perché poi Bublik nel tiebreak del secondo e nel finale di terzo set, insomma, ha mollato, quindi non era neanche una partita così attendibile, che Jannik si era anche piuttosto complicato, poi aveva portato a casa. Oggi dall'altra parte non c'era Bublik, c'era un giocatore che non regala niente, che fisicamente era veramente molto preparato, e Jannik oggi è stato anche bravo a reggere più del solito l'urto, perché tanti scambi sono stati prolungati, veramente una partita molto dura a livello fisico, e tenere testa comunque sul piano dell'intensità ad un giocatore come Bautista Agut non era banale. Non era banale, perché Bautista fa proprio della regolarità, della costanza, della presenza a livello fisico una delle sue maggiori caratteristiche. Quindi il fatto che sia rimasto sempre dentro la partita Sinner, dal punto di vista psicofisico, è un passo avanti rispetto alle ultime partite. Perché anche nella partita contro il Barrère, ma anche per certi versi, un piccolo passaggio della partita contro Gaston a Marsiglia, l'avevamo visto, anche con Medvedev qualche situazione si poteva gestire meglio, ovviamente ieri con Bublik, e oggi invece, oggi è stato bravo, anche da questo punto di vista. Quindi mi ha sorpreso in positivo, Yannick, mi ha sorpreso in positivo perché non mi aspettavo potesse vincere contro questo avversario. Deve continuare a migliorare, deve continuare ad ampliare il suo arsenale di soluzioni, perché a differenza di Musetti magari è più regolare, però pecca di varietà, e contro questi giocatori a volte riesce proprio a spuntarla grazie all'arsenale dei colpi, alla grande varietà, alla gamma tecnica che uno può avere. Quindi qualche discesa a rete, qualche palla corta, qualche variazione in back, anche qualche colpo ogni tanto per rifiatare, qualche colpo interlocutorio, e non sempre pilare a 1000, quello sicuramente. Ha tempo per migliorare. In queste partite a volte si mettono a nudo anche certi difetti che sono da prendere in considerazione come spunto di riflessione per continuare
ad innalzare il proprio livello. E purtroppo non ci sarà il derby, non ci sarà il derby perché affronterà Lorenzo, non affronterà Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, ma affronterà Aslan Karatsev, che non è un bluff, non è un bluff, non è un bluff, e lo sta dimostrando. Il russo gioca bene, cioè non è che è arrivato in semifinale agli Australian Open perché così per caso, non è una meteora. Ma lo si vedeva che questo non si capisce come sia venuto fuori a 28 anni dal niente. Cioè, la domanda sorge spontanea: dov'era Aslan Karatsev prima di venire fuori in questa maniera da agosto del post-lockdown fino ad oggi? Perché questo interrogativo sorge spontaneo, perché vediamo un giocatore che veramente gioca bene, che è veramente completo. Che il rovescio lo gioca bene, il dritto lo gioca bene, servizio alla grande, quando deve chiudere senza patemi. Oggi ha giocato un turno di servizio sul 5-4 del terzo set, veramente non ha concesso neanche la minima chance o proprio il presupposto per il crearsi una chance a Sonego. Veramente non è un bluff Aslan Karatsev, ma è una meravigliosa realtà che davvero può abbagliare per certi versi il tennis mondiale nei prossimi anni, perché veramente questo russo per me ha tutte le caratteristiche per entrare in tempi relativamente brevi nei 20, chissà che non possa entrare anche nei 10, perché gioca davvero molto molto bene. E soprattutto dal punto di vista mentale sembra un veterano a livello ATP, invece questo è al primo quarto di finale della carriera a livello ATP, togliendo gli slam. Quindi insomma, mi sembra veramente eloquente come questo russo si comporti a livello ovviamente tecnico. Peccato per Sonego perché era partito bene nel primo set. E poi ha continuato anche a servire molto bene, magari nel secondo un po' meno, ma nel terzo ha servito molto molto bene. Karatsev la differenza l'ha fatta in risposta, dove è veramente stato molto molto efficace in ribattuta. E purtroppo la prima di Sonego rispetto ad altre giornate era, diciamo, meno incisiva, ma non tanto per demeriti del torinese quanto per meriti in ribattuta da parte di Karatsev, che è rimasto lì solido e alla fine la partita è girata anche su dettagli. Sonego se l'è giocata alla pari questa partita, e questo mi dà veramente tanto 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 conforto, perché avevamo visto comunque delle prove un po' controverse da parte di Sonego. Invece il fatto che sia arrivata una prova convincente dopo il brutto crollo contro Fritz settimana scorsa, sia arrivata una prova convincente, perché oggi la sconfitta ci stava, però te la sei giocata alla pari contro un avversario che in questo momento è assolutamente innegabile che sia superiore a Sonego, a prescindere dalla classifica. Su questa superficie, anche sulla terra russa, lo potrebbe essere, perché Karatsev è un terraiolo. Karatsev i risultati migliori a livello challenger li ha ottenuti su terra. Sul cemento non sarebbe neanche la sua superficie preferita. Quindi attenzione davvero a questo ragazzo, che non è per esempio un Medvedev che sul cemento fa i buchi per terra, ma poi sulla terra e sull'erba non tocca palla. E quindi, appunto, almeno su questa superficie, in questo momento, Karatsev, proprio in questo momento storico, è più forte di Sonego. Il fatto che Lorenzo comunque se la sia giocata bene alla fine è un segnale positivo, è assolutamente un segnale da prendere in maniera positiva. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Stanotte, appunto, alle 1, Musetti Tiafoe e poi Fabio Fognini, il terzo match sul Grandstand Caliente con
contro Cameron Norrie dopo la bella vittoria appunto di Fabio nel derby contro Stefano Travaglia. Allora ragazzi, io vi saluto, una valanga di mi piace al video, iscrivetevi al canale e arrivederci ragazzi al prossimo video.